Allora, oggi realizziamo degli spaghetti con palamita, asparago violetto e poi della nostra prescinzione. Partiamo dagli asparagi, dove andiamo a tagliarli a pezzettini, li scottiamo leggermente in acqua bollente, ci prepariamo un cipollotto, qua siamo proprio una cipolla di Tropea, e ne tritiamo un pochino. Gli asparagi sono stati scottati e non facciamo altro che metterli poi in acqua e ghiaccio per mantenere il verde. Prendiamo la nostra palamita, che è l'ingrediente principale dopo la prescinzione, grande pesce da mangiare crudo anche. Ci prepariamo quindi la nostra salsa, aggiungiamo naturalmente dell'olio extravergine ligure, facciamo rosolare bene la nostra cipolla, andiamo anche a mettere un filetto d'acciuga salata e anche qualche cappero e poi andiamo ad aggiungere quello che è la palamita. Fumiamo un pochino, aggiungiamo i nostri asparagi e la nostra salsa è pronta. L'acqua bolle, buttiamo la nostra pasta e la facciamo finire di cuocere per un minutino all'interno della padella dove abbiamo fatto la nostra salsa. Aggiungiamo un filino d'acqua, un pochino d'olio, una girata di pepe. Prepariamo la nostra prescinzione che poi andremo a mettere sopra allo spaghetto. La prescinzione per dare cremosità e infine della focaccia secca grattata. Se vogliamo ancora, in Liguria l'olio non deve mai mancare. E buon appetito!